Coltivava marijuana in un terreno di 100 metri quadrati per venderla sul mercato fanese. Arrestato un albanese di 26 anni che nascondeva in casa anche una carabina, una pistola giocattolo e una katana giapponese. Emergenza lavoro per la CNA, le aziende sono alla ricerca di 42.000 lavoratori, mancano candidati e molti di loro non hanno una preparazione adeguata. Eventi culturali, musicali, folcloristici e sportivi, presentato il calendario delle manifestazioni della città di Fano. Si intitola Meravigliosa, il brano inedito nato dalla creatività dei bambini di una scuola di Bellocchi e del cantautore bungaro, autore di numerose canzoni di successo, un inno all'amore, alla speranza e alla libertà. Domenica prossima, nella chiesa di San Giuseppe al Porto, torna la festa tanto amata dai devoti di Santa Rita da Cascio. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Bentrovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti nello studio del telegiornale Occhio alla notizia sul canale 19. C'è l'informazione locale. Iniziamo dalla cronaca. I carabinieri di Colli al Metauro con i colleghi di Fano hanno arrestato un 26enne albanese per produzione e detenzione di ingente quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari hanno scoperto una piantagione di marijuana ampia 100 metri quadrati, ricavata in un terrapieno adiacente ad una abitazione confiscata in via Canaletta di Montemaggiore al Metauro. Il soffitto della struttura in muratura era ricoperto di terra su cui pascolavano pecore e capre, così da non essere avvistato da un eventuale sorvolo di elicotteri delle forze di polizia. All'interno c'era invece però un impianto di illuminazione, irrigazione, termoventilazione funzionanti grazie al furto anche di energia elettrica. Inoltre nella casa del 26enne sono stati rinvenuti una carabina d'aria compressa, una pistola giocattolo priva di tappo rosso, una piccola katana giapponese e altra droga già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato fanese. Questa mattina il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. I vigili del fuoco stanno intervenendo invece in queste ore a Senigallia, lungo la strada della Bruciata, per l'incendio di un canneto sulle sponde del fiume Cesano. Sul posto le squadre di Senigallia, Arcevi ed Ancona, con mezzi 4x4 che stanno spegnendo le fiamme per evitare la propagazione dell'incendio. E adesso parliamo invece di lavoro, ma soprattutto parliamo della carenza di personale. Ci sarebbe tanto lavoro da offrire, ma c'è poca gente, evidentemente, che ha bisogno di lavorare. Nelle Marche, secondo i dati della CNA, mancano candidati. Quelli che ci sono non hanno una preparazione adeguata. Ne sa di più Simona Zonghetti. Riparte la stagione turistica nelle Marche e le imprese del comparto cercano 3.180 lavoratori per il mese di maggio e addirittura più di 13.000 entro fine luglio. Il centro studi della CNA, che ha elaborato i dati Excelsior Union Camere, ha precisato che si tratta di richieste di personale che arrivano dalle aziende che si occupano di alloggio, ristorazione e servizi turistici. In particolare si cercano cuochi e camerieri, ma il 32% di queste assunzioni non si farà perché si tratta di lavoratori considerati di difficile reperimento. Nel 17,2% dei casi per mancanza di candidati e nel 13,7% per una preparazione considerata non adeguata. Considerando anche gli altri settori, le richieste delle aziende riguardano oltre 46.200 lavoratori. Un problema riscontrato anche a Fano per Filippo Ravagli. Mancano esperienza e professionalità che andrebbero trasmesse e insegnate nel periodo di bassa stagione. Il problema di fatto è che manca fondamentalmente le persone di spicco di un ristorante che possono fare ricevimento, che possono togliere dei problemi che ha il titolare, che non può essere in tutti i punti della serata, dei tavoli, a gestire la situazione. Non è tanto lo stipendio, ma credo che ci sono molte persone che dicono no, vabbè, dai, per fare 3 ore, 5 ore, ma non è un fatto di ore, questo è un lavoro che non si basa sulle ore, si basa sull'esperienza che te hai con le persone. Se hai fretta, se hai non sei predisposto, pensi soltanto, capito, ti devi costruire il tuo stipendio, va costruito. Io aspetto a braccia aperte persone che mi risolvono il problema della gestione della sala o della cucina. Invece
Dopo tanti anni, sono sempre da capo ad ogni stagione. Perché non rimane? Poi dopo questo Covid proprio le mazzate ci sono state. A dire la sua è anche Roberto Bacchiocchi. I ragazzi o anche i giovani a volte vengono anche forse un po' sfruttati, quindi non vogliono più fare questo lavoro, sono sempre di meno. Trovi i ragazzi senza esperienza e già con difficoltà a trovarli. Poi ti dico, è il reddito di cittadinanza, una cosa o un'altra, comunque sia i ristoranti, bar, soprattutto diciamo il settore alimentare, bar, snow food, non si trova personale. Sono tutti alla ricerca. Quest'anno come l'anno scorso è sempre uguale. Non si trovano. Comunque io ho un sacco di amici che stanno cercando e sono disperati, che non riescono a mandare avanti l'attività o a funzionare a pieno regime perché non hanno personale. Diciamo stanno lavorando la metà di quello che possono fare. Anch'io adesso infatti mi manca una ragazza, diciamo, che dovrei averla, spero, trovata, ma siamo tutti così. Lei cosa ne pensa? È una difficoltà oggettiva, purtroppo ad oggi si fa difficoltà a trovare personale. Diciamo che questo è un momento difficile perché è uno stile di vita duro e i ragazzi non lo vogliono fare. E il discorso di stipendi, come dicevo, incide, per carità, però non è neanche vero e non deve passare il segnale che i ragazzi sono tutti scansafatiche, che non hanno voglia di lavorare. Purtroppo, come in tutte le situazioni, ci sono delle mele marce, c'è gente che non ha voglia di lavorare, preferisce stare a casa con il reddito di cittadinanza, ma c'è anche altra gente che e magari il lavoro lo cerca e non lo trova o non lo prende per altri motivi, appunto come quello del lavoro del fine settimana, durante le festività. Ma come è anche vero che non bisogna fare di tutto un erba un fascio della categoria ristoratori, perché dispiace vedere nelle pagine dei giornali quando dei sindacati puntano il dito su un'intera categoria facendoli passare, tra virgolette, per delinquenti che non pagano i dipendenti, che è la cosa più assolutissimamente sbagliata. Ci saranno anche nel mondo lavorativo dei datori di lavoro delle mele marce, ma non possiamo fare di tutta un'erba un fascio offendendo un'intera categoria che con impegno ed edizione, anche in un momento di difficoltà, ha tenuto a dare lavoro a dei ragazzi e delle persone, garantendo degli stipendi anche durante il periodo di Covid. Tanti amici che hanno bar o posti sulla spiaggia non dicono altro, dicono che non è che non si trova il personale, è che tutti vivono con il reddito di cittadinanza. Quindi colpa del reddito di cittadinanza? Chi ci va a lavorare quando mi dà 900 euro al mese? Mentalmente sei già abbastanza tranquillo e a lavorare non ci vai, ti godi l'estate. Questo è, non è? È così, fondamentalmente è così. Invece i ragazzi hanno voglia di lavorare oppure no? Sinceramente io non vedo tantissima voglia di lavorare, infatti io personalmente, il mio personale, sono tutte persone molto più grandi di me, perché se no i giovani avevo cercato ma non si trova niente. Un contributo di 500 euro a ciascuno dei suoi dipendenti è il regalo stabilito dall'azienda Profilglass di Fano, leader nella lavorazione di alluminio di alta qualità. Dato il forte aumento dei costi della vita che incide in modo significativo sul bilancio di persone e famiglie, l'azienda disporrà a favore di tutti i suoi dipendenti, in forza dal 2 maggio scorso, un bonus, una tantum di 500 euro per supportarli nel fronteggiare le spese. Siamo consapevoli, ha dichiarato il presidente Giancarlo Paci, delle difficoltà generate dall'aumento dei prezzi. Per questo abbiamo voluto dimostrare vicinanza ai nostri collaboratori dedicandogli un'ulteriore quota di credito welfare. Come precisato in una circolare della direzione, ciascun dipendente riceverà 200 euro destinati all'acquisto di carburante e 300 euro per ottenere beni e servizi a prezzi agevolati attraverso la piattaforma welfare aziendale. Rimaniamo a Fano perché domenica prossima nella parrocchia di San Giuseppe al Porto, siamo a Fano, si terrà la festa dedicata a Santa Rita. Torna finalmente qui a Fano la festa di Santa Rita dopo 2 anni quasi di sospensione. Ed è un momento molto sentito dai fanesi, dal territorio anche, perché viene gente devota di Santa Rita da tutte le parti. Il programma di quest'anno è per domenica 22 maggio, festa di Santa Rita, anche se è la sesta domenica di Pasqua. Avremo le messe festive alle 7.30, 9.30, alle 11. A mezzogiorno c'è l'appuntamento della supplica a Santa Rita, anche questo molto atteso. Abbiamo ripreso quest'anno anche la messa con l'unzione degli infermi alle ore 16,
quindi sono invitati tutti i malati, gli anziani, devoti di Santa Rita, per ricevere anche durante la messa il sacramento dell'unzione. La messa poi solenne sarà quella delle ore 18:30, ma la chiesa rimarrà aperta tutta la giornata fino alle 10, alle ore 22 di sera, perché tanti sono quelli che desiderano portare una rosa a Santa Rita. Il significato delle rose è chiaro. In fondo la rosa è il segno, il simbolo della vita di Santa Rita, una vita spinosa, tragedie, la sua famiglia, l'assassinio del marito, l'odio dei parenti contro di lei che non voleva rivelare il nome dell'assassino, i parenti che incitavano i due figli di Rita a fare la vendetta, e Rita, da donna cristiana, che invitava tutti al perdono, alla riconciliazione, alla pace. Alla fine ottiene quello che umanamente era impossibile, cioè la riconciliazione dei due ambienti, Rocca Porena e Cascia, i parenti e tutti gli amici, uniti nel nome di Cristo, proprio per mettere in pratica il comandamento che Cristo ci ha lasciato, che è quello pasquale: amatevi come io vi ho amato. È morto nella notte Walter Valentini, pittore, scultore e incisore italiano di fama internazionale, nato a Pergola nel 1928. Per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci si tratta di una perdita importante, perché Valentini è stato uno dei protagonisti dell'arte italiana del XX secolo e una figura che ha continuato a mantenere un legame con il suo territorio di provenienza. L'assessore Daniele Vimini ha ricordato invece la sua opera La stanza del tempo, donata al comune di Pesaro nel 2007 ed entrata a far parte del patrimonio dei musei civici. E vi ricordiamo che invece i funerali di Don Sergio Marangoni, scomparso all'età di 90 anni, si svolgeranno domani, sabato 21 maggio, alle ore 9:30 nella chiesa di Rosciano a Fano. Sono diverse le segnalazioni arrivate in questi giorni da parte di utenti preoccupati dopo essere stati chiamati, contattati telefonicamente per il censimento dei contenitori assegnati per la raccolta dei rifiuti urbani e per l'aggiornamento della banca dati di ASET. La società dei servizi oggi ha voluto in qualche modo tranquillizzare però i cittadini, confermando che non si tratta di un tentativo di truffa, ma di un'attività regolarmente pianificata dall'azienda. Infatti, il personale di ASET sta chiedendo alle aziende di Fano e di Pergola alcune informazioni, come ad esempio l'indirizzo mail e gli orari di apertura. Terminato questo lavoro, gli incaricati al censimento, cioè la cooperativa T41B, chiederanno di mostrare i cassonetti in dotazione in modo da poterli associare al rispettivo intestatario. In caso di mancata risposta, gli addetti lasceranno un avviso nella cassetta della posta con i contatti e le indicazioni necessarie per fissare un appuntamento. E adesso, insieme a Filippo Pucci, andiamo a scoprire quali sono gli appuntamenti in programma per quest'estate 2022 a Fano. Ritorniamo alla grande con gli eventi in città. È l'esclamazione pronunciata dal sindaco e assessore questa mattina durante la presentazione del calendario manifestazioni a Fano. Eventi culturali, musicali, folcloristici e sportivi per un'estate ricca di appuntamenti per grandi e piccoli grazie alla collaborazione di tante associazioni ed enti. Si parte da giugno, il 4 e il 5, con il carnevale dedicato ai bambini, il mercoledì degli artisti fino ad agosto e Passaggi Festival, il festival della saggistica. 10 anni di Passaggi, un'associazione che veramente sta facendo un percorso importantissimo con tante persone che vi si dedicano, è una manifestazione che è cresciuta tantissimo e che esprime veramente anche una promozione nazionale ed internazionale per la nostra città. Luglio sarà contraddistinto dal Palio delle Contrade in centro storico, ma anche di tanta musica, con la 30ª edizione di Fano Jazz by the Sea, il Festival della Fortuna, la Rocca Malatestiana, per continuare poi con il grande evento della Fano dei Cesari dal 14 al 17 luglio. Vogliamo riportare la corsa delle biche già da questa edizione, visto che insomma avevamo programmato una manifestazione diciamo così più piccola a causa della pandemia, ma credo che le condizioni ci siano per ripensare alla manifestazione come era già nel 2018.
poi tutti gli appuntamenti storici nei quartieri, la festa della Cresciamatta a Tre Ponti, Tombaccia con la festa del fritto, Musica Mare a Ponte Sasso e la Notte dei Desideri a Torrette. Il mese di agosto aprirà con la tradizionale festa del mare, l'11 invece il grande ritorno di In Gir per Fan, il tour enogastronomico per le vie della città. A Bellocchi dal 18 al 21 il paese dei Balocchi, mentre la Fiera di San Bartolomeo, in programma dal 24 al 26 agosto, vedrà una nuova location. Il clou dell'evento sarà nei giorni di Ferragosto con il carnevale estivo e i carri allegorici. Quest'anno farà una grande promozione con un carnevale estivo per poi l'edizione del 2023 che tornerà alla grande. Quindi un programma importante realizzato veramente grazie a una città creativa, laboriosa, che si sta rimettendo in moto e che ovviamente tornerà anche alla grande nel 2023 con il Carnevale di Fano. A chiudere il calendario estivo sarà dal 9 all'11 settembre il Brodetto Fest sul lungomare del Lido e la Festa dei Fiori il 23 settembre. Tutto il programma aggiornato fino a dicembre è consultabile sul sito visitfano.app, dove sarà dedicata anche una sezione per i bambini e le famiglie. Sarà un'edizione aperta a tutti, partecipata, dove non metteremo limiti, ritornano tutte le iniziative, quindi col massimo splendore. Un programma veramente molto, molto ricco, ma mi viene da dire che questo cammina anche con altre progettualità che renderanno ancora più grande negli anni successivi. Infatti ho voluto dire che questa vuole essere un'anteprima di quella che sarà ancora più scoppiettante nel prossimo anno del 2023. E c'è un altro appuntamento che vogliamo segnalarvi, quello con Luca Mercalli e Alessandro Cecchipavone, che daranno il via domani a We Nature, la serie di iniziative dedicate alla scoperta della natura del Parco San Bartolo. La natura meravigliosa del Parco Monte San Bartolo è pronta ad accogliere la prima edizione di We Nature, due giornate, sabato 21 e domenica 22 maggio, ricche di appuntamenti con ospiti di livello internazionale, incontri con esperti climatologi e ricercatori scientifici ed altre esperienze che offriranno la possibilità di osservare le migrazioni degli uccelli nell'Adriatico, un evento dedicato al patrimonio della biodiversità che potrà essere scoperto da vicino nel borgo medievale di Fiorenzuola di Focara. È una nuova manifestazione realizzata dal Comune di Pesaro, al Parco San Bartolo, in collaborazione con la Regione e con Swarovski Optic. È un partner particolare, di prestigio, perché uno dei temi al centro di questi due giorni, immersi nella natura, nella bellezza del San Bartolo, poi in uno dei momenti più magici, che è questo in cui c'è anche la fioritura delle ginestre, è legato al bird watching e quindi anche la possibilità di provare questi binocoli tecnologici e di avere dei primi rudimenti, oppure di potersi cimentare invece, per chi è già esperto, nel riconoscimento delle varie specie di uccelli in un momento come questo, anche di migrazioni, in cui appunto si può vedere questo fenomeno al meglio a partire dal promontorio del Parco San Bartolo. In generale sono due giorni di incontri, di laboratori didattici ambientali anche per i più piccoli, per i bambini e per le famiglie, di trekking, di discovering, quindi insomma di essere accompagnati anche per luoghi meno conosciuti del Parco San Bartolo con le nostre fantastiche guide, e la possibilità anche di partecipare a momenti di approfondimento di estremo interesse con tanti ospiti. L'evento aprirà ufficialmente dopo il taglio del nastro previsto domani alle 10.30 in occasione del talk show con Luca Mercalli, climatologo che presiede la Società Meteorologica Italiana, e il saggista, divulgatore scientifico Alessandro Cecchipavone, invitati a dialogare con gli esperti delle maggiori organizzazioni ed enti di ricerca nazionale su il clima che cambia, l'impatto sugli habitat naturali. Il programma prevede anche laboratori didattici, escursioni e momenti musicali. Come il sabato sera sotto il campanile di Fiorenzuola, in cui anche i gruppi selezionati per Sanremo Giovani si esibiranno in una diretta anche nazionale con Isoradio, che è uno dei partner nazionali dell'evento. La domenica saremo anche con Ardemagni di Caterpillar e Pitro di Lonely Planet, perché approfitteremo per presentare anche gli altri due festival che caratterizzeranno l'estate pesarese, ovvero il Cater Raduno e l'Ulisse Fest della Lonely Planet, perché con We Nature condividono gran parte
anche lo spirito di scoperta naturale e ambientale, quindi sarà anche un dialogo tra i tre festival e anche l'occasione per avere delle anticipazioni. Vi invito a seguire tutto il programma su we-nature.it o sui social, su Facebook, insomma si trova già tantissimo, e l'invito a esserci e anche la comodità di poter lasciare l'auto a Colombarone, al parcheggio dell'area archeologica, e avere delle navette gratuite per raggiungere in tranquillità e sostenibilità il borgo fantastico di Firenzuola. Torniamo a Fano, anche quest'anno sarà la capitale internazionale dell'olio extravergine di oliva. Domani la Pinacoteca San Domenico ospiterà dalle 16.30 le premiazioni del Gran Galà dell'Olio Fano Extra, l'oro d'Italia e del Mediterraneo. L'appuntamento, per il quale quest'anno hanno partecipato in 400, sarà anche l'occasione per consegnare altri riconoscimenti a coloro che si sono distinti per l'impegno profuso nella corretta divulgazione della cultura, della realtà produttiva e commerciale dell'olio. Domenica invece si terrà la prima edizione di Expolea, Salotto dell'Olio, una mostra mercato delle etichette olearie di qualità che animerà la zona del Pincio. L'evento, che è parte integrante del Galà dell'Olio, l'oro d'Italia del Mediterraneo, coinvolgerà finalmente il grande pubblico, compresi bambini e ragazzi, attorno al tema del consumo di olio e della sua importanza a livello economico e nutrizionale. E in attesa della 18ª edizione del Paese dei Balocchi, ieri il noto cantautore bungaro ha trascorso un'intera giornata con i bambini della scuola di Bellocchi, siamo a Fano, per creare e cantare insieme una canzone, una nuova canzone, che hanno intitolato Meravigliosa. L'amore abbraccia, l'amore è un fiore, l'amore è un sentimento, un pugnale, che fa tremare il cuore. È un inno all'amore, alla speranza e alla libertà, l'inedito di Bungaro, sindaco dell'ultima edizione del Paese dei Balocchi, che ieri ha incontrato gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola elementare di Bellocchi per scrivere e musicare insieme a loro questo nuovo brano, poi cantato nel tardo pomeriggio al centro della BCC Arena a Tre Ponti di Fano. Ho paura dei temporali, dei ladri e dei vampiri, del buio e dei serpenti, di perdere l'amore, del terremoto e dei sentimenti. Una canzone capace non solo di emozionare adulti e bambini, ma anche di raccontare i desideri, le paure e i sentimenti dei più piccoli, entusiasti di questo incontro che di certo rimarrà ben impresso nel cassetto dei ricordi. Si chiama Meravigliosa e credo che sia una canzone meravigliosa perché ci sono le parole di questi bambini, l'abbiamo cantata in concerto e sono molto felice. È stata una giornata fantastica, piena di energia, di purezza e di trasparenza, che è la cosa più bella che si può respirare in questo momento. Tra l'altro condividendola con un fanese doc, Marco Pacassoli. Assolutamente, l'avrei detto con Marco, che ormai suoniamo insieme da 10 anni, ormai è mio fratello Marco. È stato un concerto meraviglioso e siamo molto contenti. I due artisti, oltre all'inedito, hanno eseguito anche alcuni dei successi più significativi del noto cantautore. Il cielo di tutti gli occhi e ogni occhio se cuore, si prende l'anima intera, le stelle come del sole, il cielo di tutti gli occhi e ogni occhio se vuole. La giornata è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Paese dei Balocchi e l'Associazione Tra le Note, ma lo staff, guidato dal presidente Michele Brocchini, continua a lavorare senza sosta per organizzare la 18ª edizione dell'evento, in programma dal 18 al 21 agosto. L'anno scorso hanno cantato insieme le sue canzoni, Guardastelle e anche Il cielo di tutti. Oggi invece avremo, oltre a quelle due canzoni, anche una bella canzone nuova e soprattutto frutto della creatività e dell'immaginazione dei bambini. Credo che sia veramente una bella giornata da incorniciare. Quest'anno riprendiamo la nostra tradizione di Paese dei Balocchi in presenza e a Bellocchi nella piazza Bambini del Mondo, e stiamo organizzando come sempre tutto quello che serve per poter avere una 4 serate piene di attività, di giochi, di divertimento, e anche un nuovo sindaco che stiamo insomma contattando. Voglio gridare al mondo,
gridare al mondo che i bambini siano liberi nella pace di questa notte meravigliosa. Bravi voi. E adesso ringraziamo Francesco Casoni invece tra i nostri sostenitori, grazie a lui e grazie naturalmente a coloro che continuano a sostenere la nostra attività. Tra poco le previsioni del tempo, poi uno speciale dedicato al PSR Marche che si è svolto a Macerata Feltrea. L'informazione torna come sempre domani mattina, puntuale alle 7, in diretta con la rassegna stampa. Occhio ai giornali, grazie per averci seguito, arrivederci.